Ho appena terminato di parlare e mi viene detto di passare la palla a qualcun altro nel cerchio. Non sono in un campo sportivo, ma in un'aula. Non ho 8 anni, ma 19. È così che inizia la mia storia lavorativa. Da una folgorazione per quella tecnica apparentemente banale, ma che invece porta con sé tanti livelli. Prendersi del tempo per condividere il proprio pensiero, imparare a parlare in pubblico, saper ascoltare gli altri, condividere un gesto, una regola, una proposta con il gruppo. Mi iscrivo a Scienze della Formazione e dell'Educazione, comincio a fare da tutor nelle formazioni più disparate e nei contesti più diversi. Studio, metto in pratica quello che apprendo, osservo, ascolto, provo su di me le tecniche che imparo. Cosa voglio diventare? Esperta in tecniche di educazione non formale attraverso metodologie attive. E oggi in aula, dopo 15 anni di esperienza di lavoro in associazioni, enti privati e pubblici, cooperative, la cosa che mi piace di più nelle formazioni che conduco è riuscire a far uscire le persone dall'aula con molti più pensieri di quando sono entrate, perché quella è la spinta per capire, guardare e guardarsi da diversi punti di vista. Mi sento come un cubo di Rubik, diversi colori, diversi saperi, diverse direzioni e ne cerco la giusta combinazione. Cerco un senso di pienezza in tutto quello che faccio, nel lavoro, nella mia vita e dalle persone che la abitano. Mi piace riempire uno spazio prendendone la forma come l'acqua, un'acqua che non travolge, ma che avvolge e viene avvolta. Cosa voglio fare oggi? Costruire e riuscire a dare il mio contributo.